spieghi, signora Osborne, come ha fatto ad arrivare a questa casa doganale? E Marina dov'è? Dove ha lasciato Marina? Sono arrivato fin qui a piedi. Ci hanno tenuti chiusi per un po' di tempo in quello che ritengo debba essere il loro covo. Dopo mi hanno portato con un furgone in un posto lontano e da lì sono venuto a piedi. Per favore, Bertin, mi dica che hanno fatto a Marina. Non lo so, l'hanno portata via col furgone. Ho chiesto di liberarla, ma non mi hanno dato ascolto. E da quale parte sono andati i rapitori? Verso nord. Sono andati in direzione nord. Dobbiamo muoverci immediatamente, prima che si nascondano sulle montagne. Scusi, agente, è lei che guida quel mezzo? Sì, signore. Mi dia le chiavi. Ma, signor Enrico... Mi dia le chiavi, le ho detto. Un momento, Enrico, non posso permettere che lei si intrometta nel mio lavoro. Mi dispiace, Molina, ma è una questione personale. Aiuto! Chi è che... voce di Marina. È nella scappata. Marina! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi, ho bisogno d'aiuto! Marina! Marina! Enrico! Enrico! Enrico, sono qui! Dove sei, Marina? Sono qui! Arrivo! Non preoccuparti, sto arrivando! Enrico! Enrico! Resisti, Marina, sto arrivando! Come stai? Che è successo? Stai bene? Eh? Stai bene? Mi fa male il piede. Vieni, andiamo. Aggrappati a me. Appena saputo del sequestro, sono venuto in questa zona. Bertin ci ha detto che strada avevano preso i rapitori. E sono venuto con quel fuoristrada. Ma dimmi piuttosto, che hai fatto a piedi? Mi sono slogata una caviglia. Niente di grave. Comunque andiamo. Ti porto da un medico. Che succede? Non lo so. Si va a guastare proprio adesso che siamo così lontani dalla casa doganale. E adesso che cosa facciamo? Non ti preoccupare. Riuscirò a portarti via di qui. A qualunque costo. Piano. Coraggio, vieni. Enrico. Come va la caviglia? Ha
Coraggio, ancora uno sforzo. Dobbiamo andare via. E come facciamo? Marina, guarda là in fondo. C'è una casa. Sì. È proprio una casa. Vieni, mi andiamo a vedere. Vero. Andiamo. Attento, è la nostra unica salvezza. Piano, piano. Ascolta, Enrico, io non Marina, credo che... ti confesso che quando ho visto che i rapitori avevano rilasciato Bertine, tu non eri con lui. Ho sentito una paura terribile. Temevo che ti fosse accaduto qualcosa. Ero disperato, credi? Ma no, Enrico. Non è successo niente. Solo che... vedi, questa situazione, noi due da soli in questa casa, è molto imbarazzante, mi fa sentire a disagio. Perché sei a disagio? Devi capire che la situazione in cui ci troviamo si presta a... Non aver paura. Non pensare a niente, Marina. Basta, Enrico, ti prego, che cosa vuoi fare? No. Io ti amo, Marina. Ti lasciami. Prego, di respingermi. Per favore, Enrico, lasciami stare. Marina, tu lo sai che ti amo davvero. Ti amo disperatamente dal primo istante che ti ho vista. No, Enrico, non fare così. Sì, invece. Io lo so che anche tu mi ami. Non mi puoi respingere. Tu, Marina, lo vuoi quanto me.
così confusa per tutto quello che è successo. Che cosa mi è preso? Mi sono lasciata andare, sono così spaventata, smarrita. Non avremmo mai dovuto farlo, Enrico. Dammi una possibilità. Capisci che cosa voglio? Dimostrarti il mio amore. Ti desidero. Voglio che restiamo insieme per sempre, amore, per sempre. No, non è giusto. Questa storia non può continuare, non deve continuare. Quello che è successo oggi è stato un momento di follia. Io non voglio che si ripeta mai più, non lo voglio. Dentro di me sento... sento che è stato qualcosa di sporco, Enrico. Sento che oggi abbiamo commesso un peccato. Sono un disastro. Sei incantevole, Marina. Oggi sei più bella che mai. Dobbiamo trovare al più presto il modo di allontanarci da qui. Andiamo a cercare qualcuno che possa aiutarci. Io vorrei tanto restare qui. Mi sento l'uomo più felice del mondo. Enrico, hai un'idea di dove ci troviamo? Sì, ma preferirei che ci fossimo smarriti. In un posto deserto, sperduto, lontani da tutto. Noi due soli. A vivere d'amore, angelo mio. Enrico, ti prego, non ricominciamo. Ti prego. Marina, quello che ti sto dicendo è la verità. È quello che sento, tesoro. Un desiderio incontrollabile di starti vicino. La convinzione che la vita senza di te non avrebbe più senso. No. Enrico, credimi, non è possibile. Sì che è possibile, è una follia. Marina, perché non dovrebbe esserlo? So che sarà difficile, so che dovremo affrontare un'infinità di ostacoli, ma è possibile. È inutile, non mi convinci, non insistere. E poi non mi sembra il momento di pensare a queste cose. Adesso non desidero altro che tornare a casa, poter fare un bagno, rilassarmi e ritrovare la mia tranquillità. E soprattutto essere libera di riflettere su quello che è successo. Sono cose che non si pensano, tesoro. Queste cose si sentono dentro. E quello che abbiamo fatto l'abbiamo sentito. Abbiamo sentito la passione. Il desiderio. L'amore che non si ferma mai davanti a nessun ostacolo. L'amore che non si può rifiutare. L'amore autentico. Basta, non voglio più ascoltarti, basta. Ti prego, andiamo via. E va bene. Andiamo. È meglio. Chiedo scusa. È per lei, signor Mercadante, per dissetarsi. Non vedi che c'è una signora? Offrilo a lei. Prego, signorina. No, la ringrazio. Allora mi ritiro. Ma ti rendi conto? Ecco perché il paese è in questo stato. Lascia perdere, Marina. Parliamo invece della nostra situazione. Non mi sembra... Non possiamo ignorare quello che abbiamo vissuto. Non è il momento né il luogo per affrontare l'argomento. Ne parliamo un'altra volta. Perché non ora? Io voglio parlarne adesso. Non so cosa sarà della mia vita quando... quando ci saremo separati. Marina, è inutile rimandare, è proprio questo il momento di parlarne. No, non capisco come fai a dire che non sai che cosa sarà della tua vita. Sembravi così deciso. Volevi addirittura lasciare Isola Caraibi per andare a vivere in un altro paese. Dimmi la verità, Marina. Tu vuoi che io parli?